neanche muovere. Dai, dai, ci sono tante sorprese, Ninna. Ok. Dai, su. Vieni, vieni. Ninna, devi metterti questa. Ok, ragazze, comunque io non sto capendo. Ma cosa succede? Non c'è bisogno di capire. Tu vieni con noi e poi vedrai. Ok. Andiamo. Stanno arrivando. Eccola. Ok, e allora 3, 2, 1. Ragazzi, ma non... Dovevamo, lo so, ma tu, Ninna, sei una persona super speciale. Quindi avevi bisogno di un compleanno speciale. Andiamo a divertirci adesso, dai. C'è anche il muro appiccicoso! C'è anche il percorso sui gonfiabili! C'è anche l'elefante! E c'è anche la mongolfiera! Ragazzi, venite un attimo, devo dirvi una cosa! In realtà oggi non è... Ninna, andiamo, vieni! Ninna, se prima vuoi avere il tuo regalo, devi riuscire a prendere quello giusto! E come faccio? Buona fortuna! Ok, ho capito! Voglio prendere quello là! Ninna, stai attenta! Ce la farò! Ninna! Ce l'hai dietro, ce l'hai dietro! Eccolo! Lo apro? Poi! Ma che regalo è questo? Come, Ninna, non lo vedi? È un'arancia! Hai preso il regalo sbagliato! Dai, prendine un altro! Dai, Ninna, prendi questo! Guarda com'è grande! Ed è pure vicino a te! Forza! Vai! Secondo me c'è qualcosa di bello, sentite? Apriamo! Ma è un sasso questo! Ninna, ce la puoi fare! Hai un ultimo tentativo! Ok, voglio prendere questo qua! Te la faccio! Questo è il regalo giusto, me lo sento, ragazzi. Speriamo bene. Dai, fammi vedere. Non ci posso credere. Ne avete messo dei gavettoni dentro, sapete che vi dico? No. Mi hai bagnato tutta la schiena. Uffa, io volevo aprire il mio regalo. Tranquilla, Ninna, hai un'altra chance per vincere il tuo regalo! Se riuscirai a completare tutto questo percorso sui gonfiabili, otterrai il tuo regalo! Ragazzi, ma io ho paura! Non so se riesco a completare questo percorso! Non sono molto brava! Ho un'idea! Marco, vieni! Mi hai chiamato, Ninna? Sì, puoi farlo tu al posto mio, così mi fai vedere come si fa e dopo lo farò anch'io! Ma certo! Sembra piuttosto facile questo percorso! Pronti? Via! E vai, ce l'ho fatta! Bravo! Dai, Ninna, forza, ce la puoi fare! È facilissimo! Ok, allora vado! Dai, Ninna, ce la puoi fare! Vado! Ok, vado! È già caduta! No. C'ero quasi! Il mio regalo era lì! Ragazzi, ma qualcuno ha visto Ninna? No, lo stavo chiedendo anch'io! Oh, mamma mia! Non mi dire che si è persa! È il suo compleanno oggi! Falzacchiotti, lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale di Ninna e Matti per aiutarci a cercarla! E adesso che cosa stiamo facendo qui? Non perdiamo tempo! Andiamo! Sì, andiamo! Vieni qui! Lì! Ragazzi, l'ho trovata! Eccola! Andiamo! Ninna! Ma non è il momento di mangiare! No! È il momento di trovare il tuo regalo! È vero! No, ragazzi, avevo troppa fame! Guardate che buono! No, Ninna, devi trovare il tuo regalo! Esatto, dobbiamo fare la prossima sfida! È il momento di vincerlo, dai! Va bene! Andiamo, sbrigati!
Hai ancora una possibilità per vincere il tuo regalo, ok? Ma come mi avete vestito? Non importa, devi stare 30 secondi sull'unicorno e se ci riuscirai otterrai questo bellissimo regalo. Okay. Sì, sei pronta? Sì. Coraggio, vai, Nina! Vai, Nina! Sono pronta! Possiamo partire, cavalli! Forse non ero pronta! Non ero pronta! Forza! Vai, Nina! Quanto manca! È difficilissimo! Oh no! Questo cavallo è pazzo! Ah, è un unicorno, ho sbagliato! Manca 10 secondi! Sono 10! Bravissimi! Sono bravissima, eh! Basta, non voglio più farlo! Brava Nina! Sei stata davvero brava! Ecco il tuo regalo! Ah, finalmente! 3, 2, 1! Aiuto! Ragazzi, ma era Marco? Andiamo a vedere! Andiamo, andiamo! Sì, andiamo! Però io devo aprire il mio regalo! No, ora. Aspetta, dobbiamo trovare Marco! È il mio regalo! Amici, sono un po' incastrato! Venite ad aiutarmi, per favore! Ma ragazzi, quello è Marco? Sì, sta attaccato proprio là alla parete. Fatemi passare. Marco, scendi! Non riesco a muovermi. Nina, penso che non riesca a scendere. È bloccato. Ragazzi, tranquilli, vado io. So cosa fare in queste situazioni. Basta farlo muovere. Quindi li farò un po' risolletico. Visto? Funziona sempre! Grazie, Robby! Bravo, Robby! Bravo! Ok, perfetto! Ora andiamo ad aprire il mio regalo! Oh, sempre con questo regalo! Perfetto! È il momento più atteso della festa di... del mio... compleanno! Sì, compleanno, Nina! Certo, del mio compleanno! Perfetto! 3, 2, 1! Ragazzi! È Julie! Sì, Nina, mi dispiace, ma dovremmo andare un attimo a controllare cos'è successo. Oh, esatto, no! Andiamo. Ragazzi, non posso crederci. Questi qua sono Samantha e Robby. Che cosa? E questo è anche un po' di piscina e anche un pino, quello è un pino. No, questi due siete voi, vero Nina? Scusatemi, scusatemi. Sì, questo è il mio fidanzato, Samantha. Questi due siete voi due che vi siete dati un bacio, un bacio. Un bacio? Un bacio? No, non ci posso credere. Nina deve ancora aprire il suo regalo. È vero, regalo, andiamo. Regalo. Devo indagare fino in fondo a questa foto. Quindi di nuovo 3, 2, 1. No, Nina. È da tradizione. Prima di aprire il regalo bisogna spegnere le candeline della torta. Sì, la torta. È vero. Io non l'ho mai sentita questa tradizione. Dammi il regalo. No, andiamo, dobbiamo spegnere le candeline. Dai, tanti auguri. È il momento di cantare la canzone. Pronti? Tanti auguri a te. Tanti auguri a te, tanti auguri a Nina, tanti auguri a te. Ora apriamo i regali. No, aspetta, aspetta. No. Ora si canta in inglese. Sì! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Nina. Happy birthday to you. Ragazzi, stanno lì. Andiamo. Nina, vieni. Andiamo. Sembra una tortura, non un compleanno. Ehi, Robby, chi riesce ad arrivare lì in fondo si prende i soldi falsacchiotti. Ok, ci sto, tanto sento già il profumo di quei soldi. Vedremo allora. Vai, ragazzi. Vai, Robby. E via. Userò la tecnica del soldato. Dai, forza! Forza! Ma ti scappi! No! No! 1, 2! 1, 2! È più difficile del previsto! Robby! Robby!
Mami! Vado! Ninna, dove è andata? È scomparsa di nuovo! Ninna, dove sei? Ninna? Ninna? Oh, non c'è nemmeno qui! Vado a cercarla in un altro posto! Ninna! Ninna! Un momento! Secondo me Ninna si trova vicino al regalo che tanto voleva aprire! Ragazzi, venite con me! Andiamo! Dai. Aspettate! Lo sapevo che ti eri nascosta qui. Sì, ma il regalo non c'è più. L'avevo lasciato qui prima. Invece ora non c'è più. No. Come non c'è? No. E chi l'ha preso? Non lo so, lo dobbiamo cercare perché io voglio aprire il mio regalo. Va bene, va bene. Tranquilla, lo cerchiamo tutti insieme. Non ti preoccupare. Ok, andiamo. Dai, andiamo. Regalo. Matti, io ho capito che hai vinto, ma addirittura tatuarmi te stesso sulla mia fronte, ok? È un bel tatuaggio, ma ce ne sono tanti altri più belli secondo me. Il tatuaggio della vergogna. Visto che hai perso la sfida, adesso avrai messo la tua fronte come punizione. E questo è solo uno dei tantissimi tatuaggi che potete avere anche voi. I tatu di Ninna e Matti li trovate in edicola e su Amazon. Cosa state aspettando? Taggateci quando avete fatto il vostro tatuaggio. Questi cartelli danno le indicazioni e mi dovrebbero dire dove è il regalo. Vediamo. Luna Park. No. Spettacolo divertimento. Che belli spettacoli in cui si balla e si canta. Circo. No. Magia. No. Negozio vintage. Uffa, lo sapevo. Devo fare tutto da sola. Ma dove sarà il regalo? Sono veramente stanca di cercare. Perché non trovo più il mio regalo? Ninna, ci sono io. Guarda qui che cosa no. È il mio regalo. E però Ninna, aspetta, non puoi assolutamente aprirlo adesso. E perché? Perché per avere il regalo devi darmi qualcosa in cambio. Vai! Non si fa però. Sta scappando. Ninna! Polizia! Non mi avranno mai. Io aprirò il mio regalo. Finalmente! È il momento che aspettavo di più di questa festa di compleanno. Guardate quante cose! Le color bomb, il libro di Ninna e Matti e il diario, anche la maglietta e i tatuaggini. Questo è il regalo più bello del mondo. Bellissima, è perfetta per me. Le sta molto bene, ma c'è un problema. La devo dichiarare in arresto perché lei ha portato via con sé un regalo pieno di oggetti di Ninna e Matti. Sì, ma era il mio regalo, non l'ho rubato. Non mi interessa, la legge parla chiaro. Lei è in arresto. E va bene, tanto non era nemmeno il mio compleanno oggi.